Market Star, l'appuntamento di maggio, come sempre una volta al mese facciamo il punto della situazione con le analisi degli analisti di Morningstar Italy per capire cos'è accaduto proprio negli ultimi 30 giorni più o meno. Quindi faremo il punto sui mercati azionari, su come i risultati dei mercati azionari si sono tradotti in investimento e impatto, quindi quale impatto hanno avuto proprio sugli investimenti, con il focus sui market mover principali, per esempio il petrolio, quindi capire anche come sono stati recepiti i cambiamenti che ovviamente ci sono stati in questo ultimo mese a causa sempre della pandemia del coronavirus. Io saluto e ringrazio per essere con noi Sara Silano, Morningstar Italy. Ciao Sara, ben trovata anche per questo mese. Ciao, un saluto a tutti i telespettatori. Ovviamente il fatto che siamo sempre a distanza sta a indicare che anche se lentamente però la situazione non è cambiata perché lo smart working vince sempre. Come sta procedendo questo mezzo lockdown? Perché ancora di fatto siamo in mezzo lockdown. Io direi che sta procedendo bene, appunto non è ancora possibile venire in studio, però l'attività, insomma la vita con una fase 2 è ricominciata un po' più normalmente, soprattutto insomma qui a Torino hanno anche riaperto i parchi e questo ci dà Certo. un po' di possibilità, sempre in sicurezza, sempre con le mascherine, ma almeno di stare un po' all'aria aperta. Ottimo Sara, allora vediamo un po' cosa sta succedendo sui mercati, o meglio, facciamo come detto poco fa un'analisi a partire proprio dal nostro market view, il vostro market view. Allora, aprile è stato il mese, se vogliamo proprio prenderla alla larga, della ripresa dei mercati. Capiamo subito come si sono comportati i fondi azionari, Sara. C'è stato appunto un rimbalzo rispetto al forte sell-off di marzo. L'indice azionario Morningstar globale ha guadagnato circa l'11% nel mese di aprile, quello europeo il 6%, quello americano il 13%. In euro, noi ci riferiamo sempre agli investitori in euro, e questi rialzi chiaramente non significano che siamo tornati ai livelli pre-Covid, ma comunque sono incoraggianti e lo sono anche per gli investitori in fondi azionari, i quali comunque hanno beneficiato di questo rialzo delle borse. In particolare, i maggiori guadagni li abbiamo visti nel settore azionario dei metalli preziosi e in quello energetico, nonostante da questo punto di vista ci sia stata un'alta volatilità del prezzo del petrolio, di cui parleremo dopo. A livello geografico, i fondi, ecco, questo è un dato interessante perché i fondi azionari sulle società a piccola e media capitalizzazione si sono comportati generalmente meglio di quelli a larga capitalizzazione, insomma le small cap hanno battuto le blue chip in questa ripresa di aprile. Il settore tecnologia, quello delle biotecnologie e della salute in generale, hanno favorito gli investimenti con un orientamento alla crescita piuttosto che quelli con orientamento al valore, ma questo lo vediamo ormai da anni, questo trend nei fondi azionari. E poi possiamo ancora dire brevemente come sono andati i fondi sull'economia emergenti, anch'essi in rialzo. L'area Pacifico, dove la Cina appunto si è rimessa in moto, anche ha avuto un mese positivo, e in generale possiamo però dire una cosa interessante agli investitori in fondi azionari, che nonostante questo rialzo di aprile, le valutazioni sui mercati azionari appaiono ancora interessanti, proprio perché c'è stato un forte sell-off nel mese di marzo. Ecco, sui mercati europei, quali differenze settoriali di stile avete eventualmente notato? I mercati europei si sono ripresi anche dopo lo shock di marzo, che è stato più pesante che in altre aree geografiche. Ci sono delle differenze di stile, ci sono delle differenze di settore. Come nel resto del mondo, le società a piccola capitalizzazione hanno sovraperformato quelle a larga capitalizzazione, e questo è un dato peculiare in Europa, perché abbiamo visto che effettivamente se allarghiamo l'orizzonte temporale su più anni, le blue chip, come le chiamiamo, le società più grandi, a più grande capitalizzazione, tendono a sovraperformare le small cap. Quindi bisogna capire questo movimento di aprile che cosa significherà nei prossimi mesi. I titoli orientati alla crescita, lo abbiamo detto, come per il mercato globale, anche sul mercato europeo si sono comportati meglio. Qui possiamo fare dei riferimenti settoriali. L'energia e il finanziario hanno sicuramente più penalizzato, diciamo, i titoli e i fondi orientati al valore, mentre settori come appunto la tecnologia e la salute, anche in Europa, hanno beneficiato quelli orientati alla crescita. C'è stato poi comunque
un buon andamento che è stato anche legato a una ripresa, un po' di fiducia e una minore avversione al rischio rispetto a quello che era stato il mese di marzo, e questo si è visto anche in Europa. Perfetto, allora parliamo del rating sull'Italia perché DBRS Morningstar ha confermato recentemente proprio il rating sul nostro paese. Quali sono state le considerazioni un po' più specifiche, Sara, degli analisti, dei vostri analisti? Era atteso appunto ed era programmato per venerdì 18 maggio questa pronuncia da parte di DBRS Morningstar. DBRS Morningstar ha appunto confermato il rating sul debito sovrano dell'Italia a BBB, sono termini tecnici, però è importante comunque dirlo per chi è competente, ma ha rivisto, e questo è importante, il trend da stabile a negativo. Qual è la ragione principale? L'incertezza sull'impatto economico dell'epidemia di coronavirus in un contesto italiano già di debolezza congiunturale. La conferma del giudizio, però, dobbiamo dirlo, ha diverse ragioni. La prima è la convinzione da parte di DBRS Morningstar della capacità comunque del governo di gestire efficacemente la richiesta di finanziamenti, quindi di far ripartire il paese, grazie anche a queste misure straordinarie di cui sentiamo parlare ogni giorno e grazie anche alle misure straordinarie messe in campo dalla Banca Centrale Europea. Bisogna tenere in considerazione che sicuramente il rapporto debito-PIL nel corso del 2020 salirà, le stime del Fondo Monetario Internazionale parlano di arrivare al 155,5% dal 134,8% di fine 2019, quindi un rapporto debito-PIL che per forza crescerà. Un altro fattore importante per chiudere è il fatto che comunque l'economia italiana è diversificata, ha un surplus di partite correnti e ha una esposizione patrimoniale netta rispetto all'estero che è quasi in equilibrio. Inoltre, bisogna dirlo questo, le famiglie e le aziende italiane stanno affrontando questo periodo comunque con uno dei più bassi indebitamenti privati tra le economie avanzate. Sentiamo delle difficoltà che ha l'economia in questi tempi, però l'economia italiana parte da una situazione di indebitamento privato che è inferiore a quello di altri paesi. Allora, adesso concentriamoci, Sara, se sei d'accordo sul petrolio e sull'oro. Partiamo proprio dal petrolio che hai accennato, al quale hai accennato tu poco fa. Insomma, è stato il protagonista degli ultimi mesi. Anche qui ti chiedo quali sono state le considerazioni fatte dagli analisti di Morningstar sul prezzo del greggio, che ha avuto queste oscillazioni, ovviamente a partire proprio anche dalla situazione del coronavirus, della pandemia del coronavirus, ma non solo. Il 20 di aprile per il petrolio sarà ricordato come un giorno storico, tutti noi lo ricorderemo, il valore del futuro sul WTI, quindi sul contratto americano con scadenza maggio, addirittura crollato sotto lo zero, quindi questo significava che gli investitori preferivano pagare piuttosto che ricevere fisicamente il greggio alla scadenza. Però questo non deve ingannare sul valore del petrolio, poi abbiamo visto la volatilità che è seguita a questo minimo toccato appunto dal petrolio. E giustamente, come dicevi tu, c'è una situazione di prolungato lockdown per cui la domanda è per forza diminuita di petrolio, però è un fattore di breve periodo questo. Lato positivo che comunque i paesi dell'OPEC, la Russia, hanno poi raggiunto un accordo sul taglio, anche quello aveva scatenato molta speculazione sui prezzi del petrolio e quindi ci sarà una riduzione della produzione di barili e nel 2001, scusa, nel 2021 c'è anche un'attesa di riduzione dell'offerta americana per cui secondo gli analisti di Morningstar il prezzo del petrolio potrà tornare a dei livelli più normali, loro stimano comunque intorno a 50 dollari al barile, però queste sono stime un po' più di lungo periodo per dire che la situazione attuale è di tempi eccezionali. Invece l'oro, bene rifugio per eccellenza, ha toccato i suoi minimi nel mese di marzo, dopodiché ha ripreso la corsa. Allora, cosa si può dire? Partiamo proprio dal concetto base, no? Proprio perché parliamo di un bene rifugio. Significa che gli investitori hanno, come dire, ricominciato o continuato a cercare l'oro, cioè a rifugiarsi nel bene rifugio, appunto.
Sì, diciamo che dopo un sell-off di inizio shock dei mercati da coronavirus c'è stato sicuramente un rimbalzo del prezzo dell'oro e da inizio anno si stima un rialzo di circa il 12% in dollari. Ha toccato dei nuovi massimi, sicuramente uno dei motivi principali è il suo ruolo di bene rifugio, è un metallo raro, può essere facilmente convertito in liquidità, non ha rischi di controparte. E la sua crescita in termini di offerta è limitata, quindi questo spiega un po' perché è un bene rifugio. Inoltre beneficia comunque di uno scenario dove i rendimenti reali sono negativi. Io se compro l'oro rinuncio magari a investire in un altro asset che potrebbe darmi un rendimento maggiore, ma attualmente quale altro asset mi può dare un rendimento maggiore? Questa è una domanda veramente difficile da rispondere, però sicuramente l'oro ha questa funzione di bene rifugio, ancor più oggi che ci troviamo di fronte a rendimenti reali dei titoli di Stato, dei titoli obbligazionari che si avvicinano allo zero o sono negativi. Allora, sempre restando su view di mercato, cerchiamo di capire anche che impatto ha avuto il coronavirus proprio su diverse forme di investimento, cioè entriamo un po' più nel dettaglio, Sara. Abbiamo parlato dei fondi azionari, passiamo a quelli obbligazionari. Hanno sofferto meno o c'è stata sofferenza anche qui? A marzo c'è stata sofferenza anche nei fondi obbligazionari, chiaramente quelli governativi hanno sofferto un po' meno degli altri. Ad aprile anche invece abbiamo visto un rimbalzo. E qui che cosa dobbiamo dire? Le emissioni governative, i titoli e i fondi specializzati sulle obbligazioni le obbligazioni di Stato, i titoli di Stato, chiaramente sono quelli che hanno guadagnato meno, ma erano anche quelli che avevano perso di meno. Forse è più interessante guardare come si sono comportati i fondi obbligazionari su corporate bond, che comunque hanno avuto un rimbalzo significativo ad aprile, e anche quello sul segmento high yield, che è il segmento un po' più rischioso, è il segmento più rischioso del reddito fisso e che aveva effettivamente perso oltre il 10% a marzo. La crisi di liquidità ha un po' colpito tutto il mercato obbligazionario, gli spread sul credito si sono allargati e questo è un dato di fatto per cui il mercato obbligazionario a marzo ha risposto in questa maniera anche molto negativa. Però poi sono intervenute le banche centrali, questo bisogna dirlo, sono intervenute in modo tempestivo, in modo massiccio, per assicurare il funzionamento dei mercati e questo è stato un dato che sicuramente ha influito sui rendimenti ad aprile. Sul segmento della yield, secondo gli analisti, secondo i gestori, è un po' un segmento più sfidante in questo momento perché i tassi di default sono aumentati, però quello che dicono gli esperti è che il rimbalzo di aprile è stato un rimbalzo piuttosto razionale, nel senso che ha premiato i titoli di miglior qualità e quindi questo potrebbe rappresentare un buon segnale. Sempre con la cautela che ci va in questo segmento obbligazionario. Con te Sara parliamo sempre anche dei fondi alternativi, come si sono comportati questi durante la crisi Covid-19? La maggioranza dei fondi alternativi ha chiuso il primo trimestre 2020 in territorio negativo, ma insomma non potevamo aspettarci dei miracoli in una situazione di mercato eccezionale. La notizia positiva, però, questo è interessante, è che gran parte degli strumenti che sono disponibili in Europa, molti dei quali anche in Italia, si è comportata meglio dei fondi azionari, dei fondi bilanciati, dal momento che le perdite sono state me mediamente del 6%. E poi ci sono state ancora anche una fetta del circa 15%, che comunque è significativa, di questi cosiddetti liquid alternative. Lo ricordiamo, sono fondi alternativi che seguono strategie simili agli hedge fund, ma hanno una struttura UCITS, quindi rispondente alla normativa comunitaria sui fondi. E il 15% circa di questi fondi ha chiuso comunque con il segno più, quindi questo è un dato interessante. Secondo la nostra analisi, di fatto, che cosa è successo? Che di fronte alla forte volatilità, come molti altri gestori, anche loro si sono trovati spesso impreparati e sicuramente la diversificazione, ma anche l'avere magari dei titoli governativi, eccetera, ha aiutato. La lezione su questi fondi, che spesso sono giovani, quindi è la prima grossa crisi che si trovano ad affrontare, è che comunque hanno fornito una qualche forma di diversificazione del portafoglio per gli investitori che li hanno scelti, anche se non hanno del tutto protetto il capitale.
Ok, allora parliamo sempre di impatto, coronavirus che la fa da padrone, ma questo lo sappiamo, quindi di mese in mese cerchiamo sempre di analizzare quelle che sono state le conseguenze. Fondi italiani, Sara. Fondi italiani, interessante. Abbiamo voluto fare un'analisi, per vedere come si erano comportati, quale effetto aveva avuto il coronavirus sui fondi italiani. E quello che ci ha colpito è che, i tre quinti di questi fondi ora hanno, cioè a fine aprile, quando è stata conclusa l'analisi, dei rendimenti negativi dalla partenza. Quindi questo trimestre, primo trimestre del 2020, ha impattato decisamente in modo negativo sull'andamento di questi fondi. Pensiamo che pre-Covid, possiamo dire, solo il 13% aveva un rendimento negativo dalla partenza. E questo ci deve un po' far riflettere. E ci deve anche far riflettere il fatto che nel primo trimestre 2020 la perdita mediana, quindi escludendo quelle estreme, è stata del 7% per i fondi domiciliati in Italia, che è un dato piuttosto rilevante. Il 98% di questi fondi è stato in rosso, praticamente quasi tutti. A questo si è, dall'altro lato, cosa è successo? Che gli investitori hanno riscattato, quindi c'è stato anche, ci sono stati anche dei forti deflussi, ed è un tema che probabilmente l'industria si dovrà porre, e che si collega a temi che noi abbiamo già trattato tante volte per i fondi italiani: il problema dei costi elevati, e questo incide negativamente soprattutto in queste fasi di stress dei mercati. E poi la grande parte di fondi italiani sono fondi a cedola, e quindi anche in questo caso commissioni elevate, e infine molti sono fondi giovani, quindi avessero una storicità più lunga, probabilmente vedremo delle performance diverse. Ecco, parliamo adesso di fondi sostenibili, sarà altro argomento che con voi analizziamo sempre di mese in mese. Dalle vostre analisi leggo che ci sono stati effettivamente dei flussi positivi, a differenza dei fondi tradizionali, quindi se si comparano, diciamo così, queste due diverse tipologie. Come lo spiegate? Come avete spiegato questo risultato in questo momento storico particolare? I dati sono positivi in termini di flussi sia a livello globale che in Europa, e l'Europa si conferma di fatto la regione più avanti dal punto di vista della sostenibilità, nel senso che è quella che ha ricevuto più flussi e quella che ha retto meglio l'impatto del coronavirus. Proprio Morningstar a livello globale ha stimato flussi netti positivi sui fondi sostenibili per circa 46 miliardi, e questo a fronte di riscatto dei fondi tradizionali, che sono stati quasi di 400 miliardi, ci dà l'idea della differenza. Lo shock di mercato chiaramente ha avuto anche un impatto negativo di fatto sugli asset in gestione, che sono scesi, però questo è stato un impatto di mercato che però è stato inferiore rispetto a quello che si è visto nei fondi tradizionali. E qual è la ragione? Giustamente tu chiedevi, probabilmente una prima ragione è il fatto che gli investitori in questo tipo di fondi sono guidati più da un orizzonte di lungo termine, quindi sono più predisposti a sopportare periodi temporanei di crisi, perché il loro orizzonte è di lungo termine. Questo noi pensiamo che sia uno dei fattori fondamentali. Poi, guardando i portafogli di questi fondi, vediamo che c'è una miglior qualità di aziende, proprio perché selezionate con criteri di sostenibilità, e questo aiuta a reggere meglio questo tipo di shock. Bene, allora direi che avviandoci a conclusione, ammesso che poi non ci venga in mente qualcos'altro, Sara, dobbiamo parlare ancora un istante di questo periodo di lockdown, però analizzandolo diversamente, cioè gli effetti del lockdown sull'inquinamento, quindi parliamo dell'ambiente, sono ormai noti a tutti, ma ce ne siamo accorti tutti proprio anche solo facendo quella mini passeggiata per andare a fare la spesa, mi verrebbe da dire, negli scorsi mesi. E però cerchiamo di capire, a proposito di cambiamenti climatici, come gli investitori stessi possano contribuire a cambiare il cambiamento climatico, soprattutto quando la ripresa sarà effettiva, quindi quando non ci sarà più lockdown, insomma. La notizia positiva è che ci sono dei fondi comuni e degli ETF che hanno una politica legata alle questioni climatiche, e che sono in Europa circa 400, quindi è comunque un numero che permette una buona offerta. Che tipo di strumenti sono, brevemente? Sono strumenti che o cercano di evitare il rischio climatico, ad esempio escludo le fonti fossili dal mio portafoglio,
riduco l'esposizione alle fonti fossili, o ancora meglio, vogliono promuovere una transizione verso un'economia più rispettosa dell'ambiente, quindi investono ad esempio in obbligazioni green, oppure investono in soluzioni per l'ambiente, in energie pulite, in tecnologie pulite. Gli approcci sono moltissimi, noi li abbiamo cercati di analizzare e di studiare, abbiamo anche cercato di capire se effettivamente questi tipi di fondi che noi abbiamo definito climatici rispondono effettivamente a quello che dichiarano, cioè se un fondo dice io voglio escludere le fonti fossili, siamo andati a vedere nel suo portafoglio se effettivamente questo accadeva e se possiamo dire che nel complesso questi fondi rispettano il loro mandato. Certo, non mancano le eccezioni, ma queste ci sono sempre ovunque. Certo. Quindi, però il fatto positivo è che comunque nel momento in cui vado a scegliere un tipo di fondo di questo tipo, ho una buona probabilità che rispetti il mandato per cui l'ho scelto. Bene, Sara, anche questo è molto importante. Credo che non ci siamo dimenticate nulla, nel senso che adesso bisognerà capire quali sono le prossime sfide, sempre a partire dal coronavirus, che ci attendono nei prossimi mesi e se ragioniamo su Market Star nel prossimo mese. Insomma, però sarà un mese importante proprio perché idealmente da lunedì dovrebbero riaprire anche tutte quelle attività per cui si pensa ci possa essere maggior rischio anche di caduta economica, no? Come ristoranti, bar. Sara, effettivamente le attese sono abbastanza incerte al momento. Le attese sono ancora incerte, come lo sono sui mercati finanziari. La cosa che noi diciamo sempre è l'unica cosa che gli investitori sanno veramente quali sono i loro obiettivi finanziari. Quindi cercare di rimanere aderenti a questi e non assumersi rischi inutili in questa fase è davvero molto importante. Va bene Sara, direi che serve anche di buon auspicio per il periodo a venire. Noi ci sentiamo il mese prossimo con Market Star e naturalmente la puntata si trova poi su tutti i social, quindi potete rivedere i punti analizzati con Sara Silano che ringrazio. Grazie mille Sara. Grazie, Grazie a voi e buona giornata a tutti. a Morning Sarita, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.